Quando si perdono ore a cercare viti che non si hanno, si finisce per passare all'ultima spiaggia, e cioè le scatole delle viti, e cercare inutilmente ciò che sappiamo non troveremo mai, mai. E infatti qui c'è qualsiasi cosa, tranne le due uniche viti che stiamo cercando. Seconda scatola di viti. Vediamo se abbiamo più fortuna. È assolutamente un'impresa disperata. Trovare viti quando ci servono, sapendo che salteranno fuori nel momento in cui non ci serviranno più. Non c'è assolutamente niente da fare. Niente da fare. Almeno un cazzo di dado. Ci fosse un cazzo di dado. Niente. Vaffanculo. Smonterò viti da un altro scaffale. E così abbiamo fatto, rubando viti. Devo mollare questa. Perché devo mettere questa? Ovviamente non ci entra. Che cazzo! L'ho fatto entrare con la violenza. Ora è... siamo in quella fase in cui ogni minchiata è un macello, perché stiamo vedendo la fine. Infatti si è incastrato un bullone. Perduto. Ecco, sono riuscito a prenderlo. In quella fase finale in cui lui non ci consente di finire. Maledetto, ma anche questo non ci entra. Ma per quale cazzo di motivo? Non vuole tenere. Gira a vuoto, cazzo, gira a vuoto. E come recita il vecchio adagio, ci siamo rotti culo e anima per montare questi scaffali con una parvenza di dritto. Forse
Sì, sembrano dritti, ho preso delle misure qua, li ho fissati in questo modo e così, insomma, vaffanculo, mi sono vaffanculo, sono piacevolmente soddisfatto. Devo dire che la curvetta è venuta bene lì sopra, vaffanculo, qui proprio in questa zona vaffanculo, e in questa zona qua ce ne basto, e poi più su vaffanculo perché non si può, quindi vaffanculo. Potrei cominciare a mettere scatole IKEA. Questo è totalmente IKEA compliant, se non mi sbaglio ce ne stanno 3 o 4. 1 2 3, 3 per ogni scaffale compreso sotto, 3 6 9 12 15 17 19 20, con una in cima perché ne metto 2 qui e una su, e vaffanculo 20 scatole IKEA qua. E qua ce ne stanno 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 se ne voglio mettere una davanti alla finestra, ma non credo, anche perché qua ci andrà altra roba, perché ci sono i libri del cazzo, le viti del cazzo, i cassettini del cazzo e tante altre cose del cazzo che dovranno essere più o meno a portata di mano. Quella presa sarà coperta sicuramente da una scatola IKEA, ma vaffanculo. E che dire, adesso non mi resta che spostare le cose e fare spazio. Fare spazio e vaffanculo. Libertà. Libertà. Niente più scatole IKEA. Doppia luce. C'è solo questo inferno da spostare ora. Inferno. E anche trovare un posto a questo scaffale, ma un'idea ce l'avrei. Ed ecco, le scatole IKEA sono tutte lì. Fino alla cima. Total organization, 3, 6, 9, 12, 15, ne considero questa una perché sono due doppie, 17, qua una non ci entra, 18, 19 e 20, ah, 20 scatole IKEA e ci stanno perfettamente e devo dire che sono proprio a posto. Ora qui ci stanno altre scatole IKEA che non ho, oddio, ho quelle lì sotto che mi piacerebbe tanto mettere anche qui, però vedremo. Ho queste qua dietro, ma il problema è lui, l'HP, il generatore di segnale HP 606A, bellissimo, che è più alto, e quindi penso che alzerò questo scaffale in modo da poterci mettere il generatore, oppure lo metterò sotto, e no, sotto dovrei abbassare questo ed è male, devo per forza alzare questo. E poi qua ci metterò dei libri, non lo so, delle cose, ma qua ci metto l'HP che fa bella mostra di sé, con le prese di corrente a disposizione, IKEA, 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 e qua vedremo, IKEA, stufa e cagate, cagate soprattutto, le cagate. Solo che adesso sono completamente sfinito. Tra l'altro questa cassettiera, mi sa che, esatto, non ci entra. Quindi dovrò sicuramente forse togliere anche questo. Eh sì, questo è inutile. Quindi alzo questo, ci metto l'HP e qua tolgo questo, oppure lo metto più piccolino, ma che cazzo ci infilo lì dentro, un cazzo. Quindi lo tolgo e vaffanculo. Questo lo alzo e vaffanculo. Incominciamo a intravedere una forma di ordine, ma ancora non ci siamo. Perché questo scaffale è troppo basso, ci entrano solo i libretti del cazzo, come il manuale dell'ingegnere o del perito industriale, o questo compendio di chimica, o questo manuale di telecomunicazioni militare inglese, o il manuale del perito industriale, altra versione. Questi sono già più alti. E quindi qua non ci entrano. Perché? Perché questa cassettiera è stata incollata, sono due una sull'altra, quindi qui è incollato, devo separarle in modo da abbassare questa e poterci mettere perlomeno dei libri, ecco. Qui ci siamo, il nostro modulatore si accende e dà segni di vita, che lui si accende in modo così, fa così quando si accende, non mi ricordo perché,
poi le valvole si scaldano e lui sta. E qui posso alzare la modulazione, ma ora io non lo faccio perché non ho uscite e quindi non vorrei che succedesse qualcosa. Questo è acceso così tanto per vaffanculo, è un cronometro a tubinipsi, una specie di conta impulsi frequenzimetri. Qui c'è già un troiaio di cavi e molta di questa roba se ne andrà, se ne deve andare a fanculo. Tipo quel Sony lì sotto, questo ricevitore deve andare a fanculo. E probabilmente questo amplificatore gigantesco Kenwood 4 canali da quasi 400 watt è un mostro minchione e se ne deve andare. Manca una manopola, l'altra ce l'ho messa da parte perché dovrei fargli fare una stampa 3D. Questo se ne deve andare a fanculo perché è rotto, ma non ho voglia di ripararlo. Questo funziona, devo riportarlo dov'era, quindi questo sparisce. Questo è un Griffin oscilloscopio singola traccia a valvole con frontalino ricostruito con stampante 3D rimovibile. Questo Stereographic Equalizer ce l'ho dai tempi della scuola e me lo diede il mio caro amico Carmelo, che saluto se mi sta vedendo, è sempre lui. Però tutti i controlli fanno rumore, non ho intenzione di ripararlo, è mezzo arrugginito. Quindi penso che anche lui andrà a fanculo. C'è ancora il timbro originale che mise il mio amico. E due generatori di funzione che sistemerò perché questi li uso per suonare. Cos'è rimasto? Cos'è rimasto nella nostra esistenza maledetta? Sono rimasti quattro di questi generatori di funzione semi-autocostruiti. 1, 2, 3 e 4. Che devo riunire in un unico contenitore, quindi eliminando questa carcassa. Qui ho una piastra di registrazione che devo sistemare, che mi ha regalato il mio amico Dante. E poi c'è altra roba qui, ci sono i prodotti e le moltiplicazioni, questi non so dove metterli ancora, vedremo. E poi altra documentazione che probabilmente andrà al museo, mi piacerebbe tanto scannerizzarla, ma è un lavoro abbastanza lungo e l'insieme cazzopalle si frange, irrimediabilmente si frange. Poi qui ho altri manualetti tecnici, io li vado collezionando quando li trovo nei mercatini, tipo questo splendido manuale Merck di diagnosi e terapia, con dentro tutto per quanto riguarda la medicina, però è vecchio. E questo che cazzo è? Questo è il manuale del geometra, bene, interessante, posso fare le geometrie. Manuale pratico del tornitore e fresatore, tornio subito. Ingegnere costruttore meccanico, bene. Un altro manuale del geometra, dovrei eliminare i doppioni. Beh, questa è l'evoluzione della fisica di Einstein-Enfield, molto bello, che vi consiglio. Rilegare i libri in francese, però le figure si capiscono. Rocce e minerali, non so neanche perché ho sto cazzo di libro. Un libro che avevo da quando ero piccino. È il manualetto della Panda, uso e manutenzione, che non è proprio probabilmente della mia Panda, però è un manualetto della Panda. Cos'altro abbiamo? Calendario Atlante di Agostini dell'84. Qui ci sono gli stati e le cose, una specie di CIA factbook, la versione italiana. E che dire? Basta. Qui ci sono altre cagate, un manuale di italiano arabo, arabo italiano. E i manabili, i famosi manabili. Non so se ve li ricordate dalla scuola. Quindi questi libri andranno messi a posto. Io sono devastato al momento, quindi ve la saluto.